Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Nella puntata di oggi sono ospiti in studio i consiglieri Manlio Mariotti del Partito Democratico e Maria Rossi per il gruppo Forza Italia. Entriamo subito con i nostri ospiti nelle questioni che riguardano la politica, l'attualità, la vita del palazzo, dell'istituzione più importante dell'Umbria. Maglio Mariotti è fresco di vittoria perché ha... Portato delle leggi che sono eh, passate. Allora, sono due le domande che volevo fare. Faccio prima questa perché la legge popolare è una consuetudine sempre meno diffusa. Però i cittadini hanno la facoltà se si riuniscono, se si organizzano attorno a dei temi importanti, di coinvolgere la politica. E allora è arrivata qui a Palazzo una legge popolare. Eh, che parla di una maggiore partecipazione dei cittadini nella sanità, Mariotti. Lei si è fatto un po' carico di questa, come di altri eh, documenti presentati. Ma in che modo i cittadini possono partecipare di più eh, nella, nella sanità, nel sistema sanitario? Ma in, innanzitutto io penso che il tema relativo allo strumento della partecipazione popolare nella produzione legislativa sia un tema che va assolutamente rilanciato, eh, è un elemento che in un momento di crisi seria del rapporto fra politiche, istituzioni e cittadini, di un allontanamento che tende in qualche modo a rendere sempre meno autorevole la funzione dei partiti e dell'istituzione, ma anche del processo di eh, costruzione legislativa, il fatto di eh, riscoprire la vitalità di questo strumento, cioè che i cittadini in forma associata possono essere essi stessi promotori di leggi che vengono sottoposte alle commissioni e poi al, al giudizio dell'Aula ed essere approvate. È un elemento che a mio modo di vedere è stato molto sottovalutato, che è entrato in crisi con un sistema più complesso e complessivo di crisi della partecipazione. Quindi io penso che il primo elemento sul quale riflettere e cercare di rilanciare l'azione è proprio questo. Nel, nel, nello specifico questa proposta di legge tende sostanzialmente a eh, rivedere la vecchia legge 18 di modifica, di riordino della, della sanità regionale su due aspetti. Il primo aspetto è quello di una eh, più forte caratterizzazione dei servizi di prevenzione dentro la programmazione e l'azione del sistema sanitario regionale. Noi abbiamo ancora per eh, eh, diciamo, capacità e, e, e diciamo, storia di funzionamento una sanità che è troppo concentrata sulla funzione ospedaliera. Quindi rilanciare il ruolo, l'attività e per certi versi l'autonomia, la capacità contrattuale dei distretti nei confronti dell'ospedale è un elemento che... Eh, a modo di vedere di quella proposta di legge, e anche mio, rilancia la prevenzione rispetto anche alle altre fasi, cura e riabilitazione eh, del eh, processo di azione sanitaria. E l'altro tema è quello della partecipazione. Il processo di aziendalizzazione che a mio modo di vedere è stato assolutamente positivo e necessario nella sanità, ha però un po' emarginato il ruolo dell'istituzione dei cittadini nella formazione di quello che sono gli atti di programmazione della sanità. Io penso che recuperare un rapporto più stretto fra chi tecnicamente è deputato a gestire in termini di responsabilità la gestione de della sanità e i cittadini che sono i depositari e i soggetti ultimi che devono usufruire di questi servizi, può essere un elemento che rilancia, riqualifica, in termini anche moderni, la capacità di programmazione di una regione come la nostra, che tra l'altro sul settore della sanità, ha eh, diciamo, dato ampia dimostrazione di saper fare e far bene. Mario, questo è interessante per chi ci ascolta, per il cittadino. No? Mi, mi, mi consenta di entrare anche tu nel dettaglio. Cioè, come realizzano poi i cittadini la loro partecipazione? Come saranno coinvolti, al di là insomma, di prendere l'appuntamento, prendere il numero, presentarsi, avere il rapporto naturalmente col il medico? Nella sostanza, noi dobbiamo riappropriarci di una, di una capacità che è quella di ascoltare tanto le istituzioni locali e territoriali. Noi siamo in un sistema di democrazia rappresentativa, quindi, il ruolo dei comuni, eh, una volta c'erano le circoscrizioni, ma insomma dei soggetti istituzionali locali, eh, nel modo col il quale si costruiscono le scelte di politica di programmazione sanitaria dei diversi territori, è un elemento che io ritengo essere assolutamente fondamentale. In questi anni c'è stato un eccesso di centralizzazione nelle regioni, perché la sanità è sostanzialmente regionalizzata nei suoi certo. processi di governo finanziario, che ha in qualche maniera espunto i territori da un processo reale di partecipazione. Quindi, prima questione, recuperare la capacità di rapporto, tanto dei direttori generali che delle tecnostrutture, ma anche della regione, nel rapporto con le istituzioni locali che sono espressione dei cittadini. E poi rifar, far rivivere in forme, io dico, moderne, eh, la, la funzione dei comitati partecipativi, cioè cittadini, associazioni che si aggregano su singoli temi su singoli temi che possono essere sentiti in un territorio piuttosto che in un altro, ecco, quei cittadini lì e quelle associazioni devono diventare interlocutori con i quali poter costruire insieme le scelte strategiche della programmazione. Se facciamo questo, noi eh, riusciamo in qualche maniera a riequilibrare quello che negli ultimi anni è stato un aspetto importante, ma che qualche volta ha portato a delle distorsioni, cioè un eccesso di impostazione delle politiche sanitarie che si è incentrato sulla capacità dell'equilibrio del bilancio e non tanto nel vedere e tener conto di esigenze, mutazioni di bisogni e domande che venivano dai cittadini. Accanto a lei c'è Maria Rossi che invece dice sì, la sanità umbra ha i conti in ordine, però cito testuali parole, fa acqua da tutte le parti Rossi. Perché questa sua? Beh, è stata un'affermazione, diciamo, forte per denunciare anche una. I problemi che possono avere diciamo, la nostra sanità, non perché non abbiamo delle eccellenze come professionisti, che assolutamente quello non, non viene messo in dubbio, anzi, i nostri, le nostre eccellenze il più delle volte sono state mandate via fuori dalla nostra regione dove, e quindi diciamo, non, ha, non abbiamo avuto la capacità di tenere le nostre eccellenze in Umbria per diventare no, un'attrazione poi a livello sanitario di incoming no, di portare cioè di portare una sanità che deve essere da, eh, venirsi a curare in, nella regione dell'Umbria. Questo l'ho detto per mol, molte volte anche perché ci sono state una serie di problematiche, guardiamo le liste d'attesa, guardiamo le indennità, guardiamo le problematiche che hanno i pazienti e i malati. Che, le, questa proposta sul, sulla legge popolare è bellissima, magari si riuscisse ad avere un a portare un risultato, perché l'importante è che i cittadini non solo devono essere ascoltati, e questo già è un primo passo e ci mancherebbe, però dopo do l'ascolto bisogna trasformare l'ascolto, bisogna trasformarlo in realtà, cioè che poi i cittadini realmente devono essere ascoltati e quindi le loro istanze devono essere tradotte e poi nella quotidianità del malato, nella quotidianità del del cittadino. Se riuscissimo a fare questo passaggio allora ha un senso, ha valore quello che, Maglio, che il collega Maglio ha portato e ha ovviamente presentato come disegno di legge. Certo, noi siamo al servizio dei cittadini, non è che gli facciamo una grossa concessione, è, è basilare, il fondamento che il politico e le istituzioni sono e devono essere al servizio del cittadino. E in che modo? Ascoltando le loro necessità, ascoltando le loro esigenze. Su questo non, non ci piove. Se serviva una legge per ascoltare i cittadini va bene, però ahimè ce cioè lo dobbiamo fare noi come nostro mandato, questo io dico. Però se serve un supporto, un sostegno per affermare con più incisività questo rapporto di servizio nei confronti del cittadino va bene. Ci auguriamo naturalmente che questi progetti trovano concretezza perché sono, essendo dalla parte dei cittadini sono importanti e vanno sostenuti. Eh, cambio argomento per tornare, dicevo Mariotti, lei ha messo la sua firma su alcuni documenti degli ultimi che questo Consiglio regionale ha prodotto. Parliamo di trasporto pubblico locale. In che cosa consiste questa, eh, questo disegno di legge, questa proposta di legge che lei ha presentato, se non sbaglio, anche con il consigliere Zaffini. Che riguarda la Umbria TPL, cioè qual è la, eh, il core business, dicono noi, quelli che fanno economia, eh, di un'agenzia unica per il trasporto pubblico locale. Perché al di là poi delle riforme, eh, dovendo avere la scure dei tagli governativi che vanno a incidere su questi servizi, lo sappiamo bene, anche la Regione ha annunciato che il prossimo bilancio sarà ancora più. Difficoltoso per via dei tagli governativi. Ecco, che cosa porta questo progetto di legge su Umbria TPL, quindi come unico eh, vettore gestore dei trasporti. Trasporti che sono per il cittadino nota purtroppo dolenti insomma. Certo. Beh, I trasporti sono un elemento essenziale dei diritti di cittadinanza eh, del, delle, delle nostre comunità, oggi la mobilità assume sempre più un elemento rilevante nell'esercizio delle libertà eh, delle persone e il cercare di tenere insieme risorse che calano e diritti e bisogni che aumentano non sempre, non sempre semplice. Questa proposta di legge. Mh, si potrebbe dire no, usando i neologismi del dibattito politico bipartisan perché è firmata eh, da me, quanto da un consigliere Zaffini dell'opposizione, dell nella sostanza eh, intanto coglie un elemento di passaggio di questa fase. Noi siamo di fronte a un processo di riordino istituzionale, le province eh, sono messe seriamente in discussione rispetto al loro assetto eh, preesistente, le province erano portatrici e erogatrici di una funzione fondamentale all'interno dei trasporti, il loro riordino impone in qualche maniera di ridefinire con più puntualità e precisione il processo di gestione, di programmazione del settore dei trasporti nel rapporto fra la nuova funzione della provincia, quella dei comuni e quella della, della regione. E quindi c'è la necessità di riordinare e mettere appunto eh, eh, il processo di allocazione delle, delle competenze. Secondo aspetto, eh, il tema che abbiamo voluto eh, evidenziare è che eh, separando, creando un soggetto, non un nuovo carrozzone perché in realtà Umbria TPL oggi già c'è, è una società già esistente, ma mettendo in questa società le funzioni complessive di programmazione di indirizzo e di gestione, eh, separando questa funzione da quella della programmazione strategica della regione, noi avremmo anche giuridicamente definito un soggetto che può, utilizzando una legge dello Stato, essere rimborsato dell'IVA nella diciamo, individuazione di quelle che sono le risorse che ogni anno vengono destinate dallo Stato alla Regione Umbria. Si tratta sostanzialmente di un'operazione, ripeto, del tutto legittima, un'operazione fiscale che già altre regioni fanno, separando appunto la eh, definizione giuridica di questi soggetti per circa 7-8 milioni l'anno. Io penso, noi pensiamo insomma che in una situazione come quella che eh, dobbiamo affrontare. Riordinare in termini di miglior efficienza le funzioni e le competenze e andando anche a sfruttare appieno un'opportunità che ci dà lo Stato recuperando l'IVA significa in qualche modo mettere a disposizione risorse in un comparto che, come dicevamo prima, è strategico e fondamentale per i cittadini e la comunità della nostra regione. Ancora una volta rivolgo alla Rossi eh, la domanda che ho fatto a lei perché Maria Rossi è stata una fiera indagatrice, diciamo così, anche in virtù del suo ruolo di presidente sì. del Comitato di Monitoraggio sulle vicende che hanno riguardato questa azienda. Perché questa azienda ha avuto un grosso eh, mancamento economico eh, negli ultimi anni da cui sta faticosamente tuttora uscendo, anche grazie all'aiuto della Regione che naturalmente certo. in parte ha potuto contribuire. Ecco, lei eh, sul trasporto pubblico locale a seguito anche delle indagini di monitoraggio che ha potuto fare, che cosa può dirci? Ah, io posso dire che quello che è venuto fuori quando insomma col comitato di monitoraggio e controllo che presiedo è venuto fuori che gli Umbri attraverso il sistema di trasporti hanno fatto insomma gli imprenditori, hanno portato il servizio di trasporto pubblico in diverse parti, insomma no. In giro al di fuori dall'Umbria. E questo è venuto fuori che il servizio pubblico, un caposaldo che il servizio pubblico non può fare impresa con i soldi, non può inventarsi di fare l'imprenditore. Il servizio pubblico deve gestire e garantire il servizio ai cittadini in maniera efficiente, efficace ed economica. E questo diciamo che era stato il primo punto e ovviamente da lì è partita poi la riflessione perché sono state fatte cose insomma una gestione un po' garibaldina fra virgolette ma non per chi ha gestito ma purtroppo sono mancati sempre i controlli noi abbiamo pagato lo scotto di tanti anni di un, di un mancato controllo e quando poi purtroppo la situazione non era più o da mettere sotto una coperta non era più nemmeno no, gestibile o tenerla in maniera no, sottaciuta quando incominciavano a, non, a arrivare i soldi ai dipendenti il pagamento degli stipendi e quando questa situazione insomma, si ripeteva, è chiaro che è venuto fuori il problema e si è scoperto un buco che è arrivato da una gestione poco per niente oculata. E, però il problema è che sono sempre mancati i controlli. La Regione ha fatto la sua parte. Con un prestito ponte, ha fatto la, ovviamente per mantenere e garantire lo stipendio a tutti i dipendenti che lavoravano e che quindi c'erano tutte famiglie, mutui. Insomma, in un momento di crisi come questa poi uno non può nemmeno esimersi. Però il concetto che è venuto fuori è che il servizio adesso ovviamente si è dovuta trovare una soluzione a questa problematica dei trasporti. Che per l'Umbria i trasporti è un elemento al di dopo la sanità e una un elemento importante per i cittadini. Il nostro abbiamo un territorio tra l'altro difficile, montuoso, dove abbiamo a volte pochi abitanti nel, in alcune parti insomma, un po' di montagna o comunque se vogliamo pensare un po' alla Valnerina. Insomma abbiamo un territorio dove la popolazione è veramente no, un po' oh, diciamo, sparsa, ci sono piccoli centri qua e là e quindi dobbiamo garantire a tutti un servizio dove ovviamente il trasporto consenta al cittadino di poter arrivare nei centri urbani, insomma quelli più importanti, anche nella mobilità interna. È chiaro, noi siamo una regione che anche dove l'età avanza e quindi siamo una regione abbastanza, insomma dove l'età incomincia a diventare più avanzata e quindi il servizio diventa un'esigenza comunque importante, il problema scu il trasporto delle scuole, insomma ce l'abbiamo. E questo ha permesso anche, grazie al, al Comitato, di portare il problema di Umbra Mobilità, di portarlo all'interno del Consiglio regionale, perché se no rimaneva fuori, invece la politica doveva fare una scelta, prendere atto della situazione e portare una scelta se questo servizio doveva rimanere pubblico, doveva essere mezzo privato o completamente privato. Ogni cosa, come tutte le medaglie, ci hanno sempre risvolto. I lati positivi e lati negativi. È chiaro, completamente privato, è stata fatta una gara, insomma, no? si è comprata la good company, la bad company. Ancora dobbiamo capire come si sta rientrando di tutto il debito che ci sono, se c'è stato tutto un ragionamento, dove ovviamente la regione ha tutto l'interesse che possano rientrare, il debito rientri. però a questo punto il servizio è chiaro in mano a. Alla, alla, ovviamente in mano al, e quindi al servizio privato, dove i conti devono tornare, dove le situazioni devono essere ovviamente non si può fare una cattiva gestione no? e quindi è chiaro che ci, ci possono essere tagli, non tagli. E questo può portare dei disagi, il controllo ovviamente del biglietto, l'aumento del costo del biglietto, il controllo no, dei, ovviamente dei viaggiatori non paganti, che questo ha consentito anche questo controllo maggiore, no? un piccolo incremento, è chiaro, non va a coprire completamente il buco che si era determinato, però forse una, una gestione più attenta e più oculata nel lungo periodo sicuramente... Potrà portare. È ovvio che noi la nostra premura e la nostra preoccupazione è che, comunque, venga garantito il servizio ai cittadini in maniera efficiente ed efficace se questa proposta di legge che hanno fatto insieme al collega Zaffini può far riportare un recupero di risorse. Ben venga, dobbiamo ovviamente sempre equiparare. Noi siamo una regione di 800.000 abitanti, non possiamo essere equiparate, paragonate ad altre regioni. Dobbiamo, probabilmente, l'introito forse sarà minore rispetto a. Bisogna valutare se il gioco vale la candela, in questo senso. È chiaro che il comitato abbiamo purtroppo, io dico purtroppo perché non l'avrei voluto scoperchiare situazioni che è chiaro non sono, dove ancora lì ci sono delle indagini, comunque non dimentichiamo che ci sta comunque delle indagini che stanno andando avanti. Non so se mai approderanno a qualcosa per trovare i responsabili o in, in questo discorso, però è chiaro. Tutto questo alla fine è la somma, la linea che dobbiamo dire, tirare e che purtroppo quando si gestiscono i soldi pubblici bisogna avere sempre la responsabilità e la consapevolezza che bisogna sempre rispondere. Insomma, non si possono usare soldi di tutti e far diventare imprenditori tutti e gli utili, poi gli utili non so se, se mai ci sono stati, li prende il pubblico, li prendono in pochi e i debiti poi debbano ricadere in a tutti i cittadini. Perché questo è quello che è accaduto. Perché poi lo scotto e le difficoltà sono ricadute, sono state spalmate su tutti i cittadini, sia chi usa il servizio pubblico dei trasporti, dal bambino alla persona più anziana. E quindi, Chiaro. è ovvio, deve. Mariotti, averla qui eh, mi fa venire in mente una domanda sul lavoro, un altro dei problemi grossi che ci sono. Il suo passato di sindacalista e eh, che poi anche il suo presente, lei è da poco approdato a Palazzo Cesaroni, viene dal mondo del lavoro. Quindi, che prospettive eh, ci sono? I dati ultimissimi dicono che c'è un uh, nuovo piccolo balzo degli occupati, però purtroppo c'è un balzo anche della categoria dei, di chi perde il posto di lavoro. Insomma, non spacciamo per ottimi dei segnali che possono essere buoni, la situazione rimane abbastanza seria, che prospettive ci sono nel breve termine soprattutto per l'Umbria? Ma quella del lavoro, dello sviluppo, eh, dell'occupazione rimane Rimane il tema centrale, a mio modo di vedere, di chi si vuole cimentare con il governo del Paese e anche delle, delle, delle regioni. E quindi la prossima competizione elettorale credo che dovrà incentrarsi soprattutto su questa tematica come elemento di discussione ma anche di presentazione di, una, di un progetto per il futuro della nostra Regione. Noi siamo in una fase difficile, quasi di passaggio, stiamo scollinando probabilmente la drammatica crisi che è iniziata nel 2018, abbiamo tante volte detto che questa crisi lascerà dei segni indelebili, nulla sarà mai più come prima. Indicato il 2018, il che vuol dire che c'è una. No, il 2008. Scusa, è. un punto scusate. di arrivo, ma mi chiedevo Vincino. se il 2018 era una data di svolta, Magari. invece, forse è solo un riflesso. Era, era, era sì, sì, facevo riferimento alla data di inizio. E, però. Il fatto che siamo di fronte ad una situazione che si sta lentamente modificando è riferito anche dai dati eh, che riportava lei, perché il contestuale aumento tanto degli occupati quanto dei disoccupati in realtà non è una contraddizione. Perché, da una parte, c'è l'indicazione che finalmente il sistema produttivo sta producendo nuove opportunità occupazionali e, dall'altra parte, l'aumento dei, dis dei disoccupati sta a dimostrare sostanzialmente che c'è è tornata fiducia nella possibilità di trovare occupazione per cui molti più scoraggiati no, fra i disoccupati che non andavano più nemmeno a iscriversi alle liste di centri per l'impiego oggi vanno, si iscrivono perché il clima sta cambiando e la condizione di speranza che prima li teneva lontani sta, sta tornando. Quindi questi sono elementi che eh, danno la sintomatologia di una eh, diciamo, economia che è in, ri, può essere in ripresa. Si tratta di capire come noi oggi accompagniamo questa ripresa come non l'aspettiamo solamente, come si debba essere proattivi, cioè essere pronti quando la ripresa passa. E quindi io penso che anche il lavoro fatto in questi, in questi anni, soprattutto sul terreno della semplificazione, del riordino istituzionale, dell'efficientizzazione della macchina pubblica, è stata una grande opera di messa a punto e io penso che sia stata di... Eh, regevole fattura, che può essere sostanzialmente un elemento che ha accompagnato una maggiore competitività del nostro sistema. E se adesso la ripresa passa, e naturalmente passa anche per tanti fattori che non sono solo eh, eh, possibili da determinare in Umbria, ripresa degli investimenti, politica monetaria, eh, politica industriale, ma se la ripresa ci passa eh, vicino, io penso che questa Umbria sarà in grado di agganciarla e di riprendere il cammino virtuoso di una crescita sia in termini occupazionali che in termini di produzione della ricchezza. I minuti passano velocissimi, io ho una domanda anche per Maria Rossi su un altro tema, perché anche lei ha da poco vista l'approvazione di una sua proposta di legge che ha la firma di quasi tutti i consiglieri di opposizione, ma che poi è stato un risultato, diciamo, globale bipartisan. Parlo dell'approvazione, però ci deve spiegare cos'è, della legge che istituisce in Umbria una giornata di lotta alla droga. Allora, in questa giornata che cosa farà l'Umbria? Perché il problema è serissimo. Vorrei sapere oh, la proposta di legge questa... In che cosa diciamo, si inserisce? Come, che cosa produrrà? Ma questa, questa legge è stata insomma, più che altro per dare un, un segnale dove le istituzioni hanno compreso e accolto e hanno la consapevolezza che l'Umbria ha questo problema. È ovviamente definito come una goccia in un mare, in un oceano, però... Ritengo che in questo modo, con questa giornata, che poi è stata unificata alla giornata no, della, con la, con la mafia, della mafia, con le vittime della mafia, quindi la giornata delle, sulle tossicodipendenze sulla droga, è un momento di riflessione dove bisogna, a livello proprio istituzionale, dove viene posto l'attenzione. Le istituzioni hanno con la consapevolezza detto che il problema esiste, e quindi lo dobbiamo fare in modo che non passi in silenzio, ma che invece, come il problema della mafia, del riciclaggio, di tutto questo mondo che poi hanno delle connessioni tra di loro. E quindi che la mafia ovviamente tutto questo di delinquere ovviamente è tutto legato anche allo spaccio della droga però e per porre in evidenza anche il fatto che c'è un grande un grandissimo disagio da parte dei giovani, un problema che non possiamo far finta che non esista, non possiamo fare gli struzzi, ma con questo modo, con questa legge si vuole dire, dobbiamo tutti insieme Collaborare. Ogni motivo per poter fare una riflessione, ogni motivo per poter essere insieme alle associazioni di volontariato, insieme alle strutture che esistenti, insieme alla parte medica. Dobbiamo affrontare questo problema a 360 gradi. Questo che significa? Che se serviranno, e io mi auguro nella prossima legislatura chi sarà, verrà riconfermato di portare avanti anche un adeguamento di ciò che esiste, perché è un problema che si è sviluppato, è un problema che si è evoluto e non può essere legato ovviamente a... A impostazioni di cura o di assistenza legate agli anni 70, siamo nel 2003 nel 2015, quindi questo comporta che c'è stato completamente uno sconvolgimento di sia di tossico di sostanze, tossico di, di, delle sostanze che non si parla più di eroina, di cocaina, ma parliamo di sostanze chimiche che sono devastanti per l'organismo. Che oggi purtroppo non è più sufficiente, non c'è più nemmeno solo lo spacciatore. Noi dobbiamo andare a combattere. Anche tutto quello che entra nel mondo di Internet, perché paradossalmente molta roba in Internet spiegano come, come si fanno, basta che prendi certe cose, le mescoli e ottieni certe sostanze chimiche. E questo noi dovremmo, diciamo e ripeto, sembra una goccia nel mare, però il mare è fatto di tante gocce e questo è un piccolo contributo che noi diamo e penso che dovremmo essere tra le se non l'unica, o tra le poche regioni che hanno fatto questo passo, con grande serietà, con grande umiltà anche nel dover dire e accettare che esiste il problema, perché facendo finta di scansarlo il problema rimane, ma prima o poi ci dovremo fare i conti. I conti dove li andremo a fare? Con un incremento della spesa sanitaria, perché chi fa uso di sostanze... Stupefacenti da giovani o anche in maniera durata nel, nel, nel tempo. E ovviamente a un certo punto, tutto questo, tutti i danni che creano queste sostanze all'organismo all ricadranno così, un costo, sociale, un costo secco, all'improvviso ci sarà un impentamento della spesa sanitaria che non sapremo a chi attribuirla. E tutto quello è partito, partito forse vent'anni fa quando c'erano giovani, generazioni che hanno usato sostanze e ce le ritroveremo forse fra dieci anni così. Allora che significa questo? Fare prevenzione più delle volte, prevenire, riduce anche la spesa, riduce i costi e quindi questo è un compito. Quindi questa giornata servirà per prevenire, per parlare, per continuamente bisogna non smettere mai di sostenere e dire che queste sostanze fanno male, spiegarle ai giovani, i giovani pensano, hanno un, loro pensano di potersi, che loro hanno l'autocontrollo di se stessi, non è così, bisogna aiutare le associazioni di volontariato, le associazioni che vanno a parlare nelle scuole, bisogna parlare e ognuno col proprio linguaggio. Con tanta semplicità, perché il problema esiste e abbiamo i numeri, sono sotto gli occhi di tutti e non è da adesso che lo dico, parla, io lo dico da tanti anni, non soltanto da quando sono stata eletta come consigliere regionale, dove è presente il problema e quindi per fortuna siamo riusciti a mettere un punto importante a mio avviso. La ringrazio, purtroppo quell'orologio ci segnala che il tempo è scaduto. Consiglieri, vi devo congedare, vi lascio alle vostre attività e ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito.